Buongiorno a tutti. E oggi volevo parlare, mio Udocamera è specialista soprattutto del materiale usato, che ci sono anche un po' di cose molto carine, no? E volevo parlare di questa macchina. Ieri il nostro cliente, amico Sandro Pasini, poi magari adesso mettiamo fotografia, perché io ho messo una fotografia, no, con Sandro, e Sandro arriva: oh sì, ma guarda, cioè, ho trovato questa macchina fotografica, e poi, cioè, parlando così, te la regalo. Oh Madonna, cioè, grazie. Allora, cioè, ho pensato di parlare un pochettino di questa macchina, cioè, anzi di parlare, cioè, assurdo, no? Cioè, anzi di parlare F3 Titan, la pita della FM2 New, oppure un F2 Titan Name, o, cioè, questo qui, cioè Nikon 35, o una Leica Black Paint, oppure 7.5 Fisheye. No, oggi parliamo di Taron Chic, cioè, guardate, non è una macchina fotografica così tanto comune, perché questa è stata prodotta dalla Taron, che noi non conosciamo molto. In realtà abbiamo visto anche alcune volte LKK, cioè il otturatore LKK, cioè, che cos'è? No, TKK è stata creata dalla società che creava otturatore, in realtà. Poi questo qui, cioè, credo che abbia utilizzato anche Copal, cioè, quindi è una macchina fotografica creata nel 1961 insieme a Yashica Rapid, e che un po' assomiglia, però un po' più grande. Questo qui, guardate, faccio vedere, formato, non è 24-36, è half frame, cioè 18-24, ok? Che quindi, con pellicola di 36 pose, fai 72 fotografie. È molto interessante anche perché qui c'è una specie di esposimetro che è colorato rosso, verde, nero, giallo, blu. Cioè, perché chiunque può anche capire perché basta mettere, cioè far coincidere questo colore. È una macchina che monta questo obiettivo che è 30 mm 2.8, il schema ottico Tessar, 4 lenti in 3 gruppi, cioè otturatore funziona da trentesimo a 250esimo, quindi, cioè, se è una bella giornata non puoi svariare, e quindi, ma molto bella. Cioè, allora, avanzamento della pellicola si fa con questo, ok? Poi scattiamo, poi non si impugna molto bene, c'è anche questo è bellissimo, perché da poter togliere e rimettere, c'è una specie di impugnatura, non so come si impugna, credo così. Allora, carichiamo. Così facciamo in verticale, facciamo fotografia in orizzontale. Quindi, per fare verticale, cioè, devi fare così. Beh, bene, 1961, cioè più o meno quando io ero ancora proprio, cioè no, ma appena cominciato a camminare, cioè facevano anche questa roba qua. E c'è stato, vi ricordate, il Olympus Pen, e che ha creato un boom del half frame. Cioè, veramente, anni 60 c'è stato un movimento pazzesco della creazione delle macchine fotografiche, cioè un po' come oggi, centinaia di ditta che fa, non so, cellulare, no? Da poter utilizzare, cioè fai le foto, fai anche condivisione, eccetera, eccetera. Ma questa era una diffusione di massa, cioè ha portato fotografia a portata di mano di tutti, cioè è molto democratico. Bene, è una cosa molto carina, e io vorrei ringraziare Sandro della sua gentilezza.
Poi magari nei prossimi giorni parliamo di altre cose un po' più, diciamo, professionali, e che è molto interessante parlare di, non so, Nikon F2, sì, oppure parlare anche della Leica. Cioè, questo è più o meno il mio pane quotidiano. Parlare di Leica, parlare anche di rarità, parlare di collezionismo anche, veramente è molto, ma molto affascinante, no? E bellissima, bellissima cosa. Ah, poi volevo, diciamo, anticipare, stiamo organizzando un workshop con Francesco Cito. E sto cercando di anche convincere Roberto Strano, cioè due workshop che ci tengo ad organizzare. E poi se riesco a fare anche, mi piacerebbe tantissimo, ancora replicare workshop di Ivo Saietti. Bene, grazie mille dell'attenzione e ci vediamo presto. Okay.